Come mai? Come mai? Come mai? Come mai tu non ci vinci mai? Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Col Dictata Pig tu non vinci mai! Come mai? Come mai? Col Dictata Pig tu non ci vinci mai! Come mai? Come mai? Col Dictata Pig tu non ci vinci mai! Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi devo calmare! Mi devo calmare! Video sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Football Club? È andata come tutte le volte che si affronta quella squadra lì! Come tutte le volte! Via Tasso Football Club 3-3, Big Tetta Pig 5-3, neanche una partita d'orgoglio, una partita in cui veramente abbiamo dato tutto. No, neanche così riusciamo a fare qualcosa. Che cazzo succede? Sempre, porco Bucchi, tutte le volte. Tutte le volte nel Big Tetta Pig ci puoi mettere, può anche arrivare una partita con tutto l'attacco fuori, ci può essere solo magari, che cazzo ne so, Diego Farias, Inter Spezia, gioca Diego Farias, segna e pam, ce la prendiamo nel culo, pam, ce la prendiamo nel culo. Ragazzi, non ho neanche le forze. Poi c'è anche sto vento di merda che mi fa, che fa volare via tutti sti fogli. Ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio. Allora, sperando di fare due sforzi, andiamo un po' a vedere il punteggio delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dal Big Tetta Pig, che ha totalizzato 91 punti e mezzo. Allora, di questi 91 punti e mezzo, Szczęsny 5, meno 1 per il gol subito. In difesa, Alexandro 6,5, Koulibaly 6,5, Bastoni 6, Luis Alberto 10 per il gol, Freuler 6, Chiesa 8 più 1 per l'assist, Lazovic 11, gol ed assist, João Pedro 5,5, Muriel 10 per il gol, Cristiano Ronaldo 17,5, è stato munito, sì, ok, doveva essere anche sbattuto fuori ai calci nel culo, però ha messo segno anche una tripletta. Era qualche partita che non segnava, contro chi è che deve andare a segnare? Contro di me! E poi va a fare il gesto così alla fotocamera, ma vattene a pigliare nel culo e vattene via dalla Juve, che se non vincono la Champions è anche colpa tua, che ciucci un casino di soldi e non completano la squadra. Cazzo! Comunque, Via Tasso Football Club, che invece in questa giornata ha totalizzato 80 punti e mezzo. Veramente era impossibile chiedere di più. Consigli 4,5, meno 2 per i due gol subiti. Martinez quarta 7, Tomori 6,5, Faraoni 7, assist ma è stato anche ammonito. Di Marco 10 per il gol, Barak 6, Zaccagni 6, Roberto Pereira 7, Caputo 5,5, Ilicic 7, più 1 per l'assist, Simi 14 per la doppietta. Il tutto per un totale di 80 punti e mezzo, quindi non è che hai fatto così 10 punti, no, ne hai fatti 80. Comunque, vedendo un po' i risultati delle altre partite, continua a marciare l'SD Sognatori, primo in classifica, che vince 2-0 comodo contro il Belfiga. Pareggio, poi 2-2 nell'altra sfida per il secondo posto tra il team Young Rouge e gli amici di piazza. Non è bastato Vlahovic con la sua tripletta al Clown Team per vincere.
E qua. Vi do un'altra mia idea di mercato e ascoltatela, brutti stronzi che non siete altro, perché io di calcio ci capisco. Sentite quello che vi dico. Vlahovic alla Roma come post Dzeko. Vlahovic alla Roma come post Dzeko. Vlahovic alla Roma come post Dzeko. Voglio un bel commento qua sotto, un bel hashtag sì a Vlahovic alla Roma come post Dzeko. Infine poi vittoria anche del fanalino di coda, il Real Samornico 3-1 contro l'AC Dolattico. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia ultima giornata del Fantacalcio. Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se giocate al Fantacalcio, qual è la vostra squadra e come state andando. Io come al solito vi invito, iscrivetevi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Non lo so se farò ancora il video qua nel mio cortile o da qualche altra parte, perché veramente, dopo lo sfogo che ho avuto oggi, è probabile che qualcuno mi venga a prendere con la camicia di forza e mi porti al manicomio. Comunque, ci vediamo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao.